Antonietta Tedesco, Rosa Petti, Maria Gabriella Ragone, Angela Mangino, Loro Fratelli, Alessandro Papini, Silvana Rezza, Simona Scano, Annunziata De Santis, Maurizio Lanzillo, Roberto Molino, Lara Zanzi, Monica Tiziano, Loro Fratelli, Alessandra Fischietti, Donatella Riviera, Alessandro Papini, come sono veloci oggi i messaggi, Marzia Verni, Giuseppe Copertino, Elisabetta Gozzellino, Raffaele Renzato, ciao amico mio, Giuseppina Ferrante, velocissimi, Mazzola Santo, Stefano Figari, Marco Brentani, Sandro Pelle, Matteo Lorusso, ciao Ale. La nostra Alessandra Fischetti, Antonella Di Rocco, Luigi Tondon, Flavio Consonni, Giuseppina Ferrera, Chiara Lantinello, Andrea Vetrale, Antonietta Landi, Monica Urpandi, Leonardo Capalbo, Dona Zanna, Marzia Verni, buongiorno, buongiorno a te Marzia, Raffaele Renzato, amico mio. Virgone Antonio, Chiara Lantinello, ciao ciao Chiara, Rosa Petti, ciao Rosa, Luca Pellegatta, ciao Luca, Carmen Ambrosio, Pecar Sandro, Fabrizia Reina, Enrica Grumo, Margherita Compagnone, Salvatore Castiglione, da Pavia, Fabio Brogioni, Roberto Ruisi, Matteo Cristofalo, Marino Sampietro, ciao Marino, Gianfranco Della Bella, Anna Simoncini, Susanna Serradura, Chiara Lantellino, Marianna Maretta, Alex Todaro, Piero, niente audio. No, io credo che l'audio oggi ci sia, dovrebbe essere tutto risolto il problema dell'audio, credo. Ditemi pure qualcosa, ma dovrebbe essere tutto nella norma. Abbiamo una splendida linea. Lara Ricciarelli, Olimpia Salimene. Si sente perfettamente, ecco, vedete che abbiamo risolto l'arcano che appunto l'altro giorno ci ha fatto interrompere la diretta perché in realtà non si sentiva assolutamente niente. Amicissimi, buongiorno, buongiorno per i nuovi trovati da Gran Canaria, sud di Gran Canaria, arcipelago Isole Canarie. Oggi andremo un po' a capire cosa sono queste isole Canarie. Ripartiamo un po' da zero, ci stiamo avvicinando a momenti dove le persone, gli amici stanno appunto prenotando, si stanno informando, stanno chiamando il nostro Pierangelo per approfittare di questo clima e di queste giornate meravigliose che ci porteranno all'estate prossima, perché così bisogna dire, si è liberato il cielo, non abbiamo più la clima opprimente che ci ha accompagnato purtroppo in luglio ed agosto, è stata abbastanza insistente quest'anno. Ma passiamo subito a numero magico di Pierangelo, per cui al 373-774-2186 il nostro Pierangelo vi dà tutte le informazioni. Ripeto, chiamatelo, vi richiama lui se non risponde. Voi chiamatelo tranquillamente al 373-774-2186. Potete inviare anche un messaggio WhatsApp, potete inviare un messaggio SMS, come credete. E lui vi richiama in questi periodi, come già vi avevo accennato, sale moltissimo l'interesse per andare al caldo, tagliamo la corta,
Per cui al 373-774-2186, là dove sta incominciando a fare freddo, si può parlare con il nostro Pierangelo per venire a passare anche un lungo periodo, non solamente trasferirsi o non solamente la settimana, i 15 giorni, il mese, ma addirittura avere la possibilità di svernare. Per cui vi ricordo che le nostre case hanno un costo di 700 euro al mese, tutto incluso, se si parte dai 6 mesi, cioè minimo 6 mesi. Il contratto sarà di un anno, ma dopo 6 mesi voi tranquillamente potrete lasciare casa vostra. Per cui per avere un prezzo di questo genere, per cui 700 euro tutto incluso, in complesso residenziale con piscina, a Campo Internazionale tra l'altro, per cui zona clou, cuore, sud, sud del sud del sud di Gran Canaria, bisogna appunto pagare un affitto pari a 700 euro, spese incluse, tutte le spese incluse, per cui il gastos, che sono le utenze, acqua, corrente, non c'è il gas, qua non serve, pattumiera, comunità, piscina, eccetera, eccetera, 700 euro tutto incluso. Sono casettine in complesso con piscina, con una camera da letto e il giardinetto fuori. Per cui chiamate tranquillamente, guardate anche le informative che diamo attraverso i post del mattino. Quando voi vi alzate comodamente a qualsiasi ora, potete aprire la pagina di Vivere alle Canarie e leggere cosa Vivere alle Canarie in realtà ha pubblicato. Questo è un complesso bellissimo, non è questo il complesso da 700 euro. Qui abbiamo veramente case da con due, tre camere da letto, molto bello, giardino e balcone da una parte, giardino dall'altra, che dà appunto alla piscina. Zona Meloneras, per cui siamo all'H10, vedete l'H10? Che è aperto? È aperto. Alla sera hanno già iniziato a fare musica. Vi dicevo durante l'altra diretta, ma non si sentiva, che per la fine del mese sono attesi i tedeschi, per cui l'ondata alemanna, come si dice in spagnolo. Vediamo all'ombra. Allora, buongiorno Enrico Piero, l'instancabile regista. Piero oggi è di scuola, nel senso che è andato a prendere Carlotta. Tra un po' tornerà e farà in tempo anche a collegarsi. Carlotta esce alle 2, saranno in ufficio verso le 2.20, 2.30. Allora, Iole Fortunato, Gian Piero Trapani, Ricchi Riccardo, vediamo. Il nostro Gianni Scorzelli, ciao amico mio. Vediamo se ci sono messaggi a cui rispondere. Giancarlo Gastaldello, ma è meno caro dell'Italia? Ma ti faccio, devi capire tu, no? Se è meno caro dell'Italia. Allora, gli affitti, se in una zona sud di Gran Canaria, sei un po' a Porto Cervo, cioè la zona più bella delle Canarie. Sud di Gran Canaria è il top, il posto con il clima invernale migliore al mondo. Per cui, per quello che riguarda gli affitti, sei un po' in linea con l'Italia, grosso modo. Probabilmente tutto incluso in Italia, 700 euro non prenderesti niente. Tieni conto che le case canarie sono un filo differenti, qui le case sono un po' più piccole, non servono case grandi, insomma ci sono un po' di differenze anche concettuali per quello che riguarda appunto la casa, tranne che non si voglia essere lussuosi, allora si può assolutamente andare a trovare cose lussuose e pagarle ovviamente di conseguenza, ma non creiamoci questo tipo di problema, rimaniamo fermi ai costi. Tieni conto che se viaggi in Gran Canaria o alle Canarie, nelle autostrade, che sono ovviamente una per isola, in realtà tieni conto che non paghi nulla, non esistono i caselli, le spiagge sono libere, il ticket non esiste, il supermercato, che comunque è stato anche qui penalizzato con l'arrivo del Covid,
Sostanzialmente costa meno rispetto a noi abituati al nord Italia, e sud Italia probabilmente è differente. Abbiamo insomma una serie di condizioni, la benzina costa 90 centesimi, la verde che qui si chiama gasolina 95, abbiamo, cosa posso dirti, la revisione, ok, è una volta all'anno per le macchine un po' vecchiotte, però comunque costa 28 euro, 30 euro e non le 70. Non hai riscaldamenti, è un risparmio, di fatto non ti costa meno perché non c'è proprio, soprattutto al sud, perché al nord c'è, però tutto sommato tu verresti a risparmiare. Per cui nel complesso, un po' per natura, per cui la natura ha voluto questo. Un po' perché le cose costano meno, accompagnate, non ti ho fatto l'elenco completo, ma taglio un po', accompagnate dal fatto che qui l'IVA è al 7%, in realtà credo, che sia abbastanza oggettivo il costo alle Canarie, se non quello appunto degli affitti, che, ripeto, è la cosa un po' più, come posso dire, vicina ai costi dell'Italia. Meglio piccole le case, meno da tenere dietro e meno spese. Marianna Maretta, ma sai Marianna, siamo alle solite, cioè non hai bisogno di star lì a passare tutto il giorno a pulire, quando tu in una casa sei, con tuo marito, magari una famiglia numerosa, tende a organizzarsi diversamente, il da fare comunque è tanto. Però, se magari siete in due o in tre, sostanzialmente una casa piccolina basta e avanza, e non passi tutto il giorno con lo straccio in mano, pur vivendo nella pulizia, pur vivendo nel decoro, pur facendo esattamente tutto quello che va fatto in una famiglia, perché poi ovviamente noi siamo italiani e determinate, come posso dire, abitudini le abbiamo, di fatto. Credo che si passi parecchio tempo fuori. Hai la possibilità di andare in piscina, di stare a prendere il tuo bel sole, prendere la tua tinterella, non ti costa niente, per cui lampados sì, lampados no, a 10-15 euro sono evitate. Insomma, ci sono una serie di condizioni. Le condizioni, quelle condizioni che io vi ho descritto, sono sempre state uguali. Comunque, anche nel periodo del Covid, le condizioni differenti sono da valutare per chi deve lavorare come dipendente. È chiaro che ora come ora, e qui lo dico e qui lo nego, in realtà chi deve fare impresa oggi può trovare affitti migliori per i locali, addirittura traspassare locali che insomma magari hanno proprietari che non intendono attendere un miglioramento del Covid o magari hanno timore che duri anni e anni e anni e non riescono magari a reggere i costi di questi locali semideserti o comunque che lavorano a regime differente o addirittura chiusi, perché alcuni per non andare ad avere spese sostanzialmente li hanno anche tenuti chiusi. Abbiamo parlato fino a ieri degli alberghi. Tanto leggo i messaggi, vediamo. Portate pazienza. Ma il lavoro si trova, Stefania Banovetti. Oggi te lo sconsiglio. Dobbiamo aspettare che finisca il Covid, lo stavo appunto spiegando. Cioè va benissimo per il pensionato, va benissimo per le persone che si possono sostenere, per il lavoro autonomo che addirittura può venire qua a investire magari trovando qualcosa a prezzi buoni, perché ripeto, magari di attività qualcuno per timore se ne vuole disfare, arrivi tu, ne approfitti, magari il ciringhito nella piscina, cioè il ciringhito nel complesso vicino alla piscina, eccetera, eccetera, il barettino giusto perché qualcuno ci sta credendo poco, addirittura magari comprarlo chiuso, aspettare che tanto torna tutto normale, è una questione di tempo. Ma anche se si dovesse aggravare in generale al mondo questa situazione, poi arriverà un momento dove tutto tornerà alla normalità e se hai fatto un buon investimento, insomma, te la puoi cavare. Lavoro autonomo, cioè lavoro dipendente, lascia un attimo stare, dimenticalo, dimentichiamolo.
tavolo, non ci ragioniamo sul lavoro dipendente, sono metà dei lavoratori canari sono a casa inerte, per cui in disoccupazione. Sì, magari un lavoro specifico, là dove non trovano, insomma, ci potrebbe anche stare, ma troppo, comunque troppo rischioso. Noi, il lavoro è sempre complicato, perché innanzitutto giro la telecamera, mi faccio vedere, saluto, buongiorno, buongiorno a tutti, amicissimi. Allora, il lavoro è sempre delicato, parlo a tutti, ma rispondo alla domanda della nostra amica. È sempre delicato, anche un anno fa, quando non si parlava di Covid, quando questi problemi in realtà non c'erano, c'erano persone che arrivavano e trovavano da lavorare subito, come cameriere al ristorante, parlavano qualche lingua, magari non lo spagnolo, ma non fa niente, parli in inglese, va benissimo. Altri arrivavano muti come pesci, probabilmente caratterialmente, anche se avessero parlato 7 lingue, sostanzialmente sarebbe stato uguale, perché non tutti abbiamo la stessa identica personalità, ma ognuno di noi ha delle attitudini e non è detto che siano quelle delle lingue, quelle della comunicazione, eccetera eccetera. È chiaro che chi parla le lingue, chi ha una facilità di comunicazione eccetera eccetera, ovviamente ha miglior fortuna a riguardo, per cui io non so, cara amica mia, effettivamente cosa, sì, un po' di cuoricino e un po' di mi piace, ragazze, non so, cara amica mia, quale sia il tuo tipo di occupazione, però come ti posso dire, ora è abbastanza complicato. Suppongo che, nonostante non si trovi niente, ma in questo preciso momento sia più facile trovare lavoro in Italia, tranne essere qui ed andare a soddisfare delle risposte, come posso dire, delle domande ben specifiche. Per cui c'è una domanda di elettricisti, c'è una domanda di... deve essere qualcosa di tecnico. Perché di receptionist, perché di donne delle pulizie, perché ce ne sono a gogo, sono tutti a casa, i complessi vacazionali, cioè quelli vacanzieri, sono tutti fermi o addirittura chiusi, quelli tutti vacazionali addirittura magari sono chiusi, per cui questo è un momento per venire a cercare lavoro e poi un attimo, cioè vieni a cercare lavoro, arrivi oggi, non è che lo trovi domani mattina, comunque hai bisogno di sostenerti, hai bisogno di capire se mi piace, se ti piace. Ci sono tantissime persone che sono arrivate e hanno anche trovato lavoro, ma dopo 6 mesi erano in depressione, perché gli mancava la zia, perché gli mancava la nonna, perché soprattutto le persone giovani, per cui dobbiamo... Oh, la miseria, che fretta ha questo qua, è un Apollo, mica un Ferrari. Allora, arrabbiatevi tutti quelli che avete l'Apollo, adesso dite che cos'hai te contro l'Apollo. Guardate che belle case, guardate che meraviglia. Noi documentiamo ciò che sono le Canarie, ognuno dopo ci legge quello che vuole, senza nessunissimo problema. Cioè, vi piacciono? Noi siamo felicissimi, noi ci viviamo, come posso dire, ci fate un complimento, no? Dici, insomma, hai scelto di vivere lì, stai bello, hai fatto una bella scelta, non vi piace, ci dispiace, d'altronde noi viviamo qui, vi parliamo collegandoci appunto ai nostri servizi d'agenzia, vi parliamo delle Canarie, ma di fatto, e le nostre dirette vengono guardate tantissimo e tutti i giorni, da tantissime e più persone, proprio per questo moltissimi riescono a assimilare una serie di notizie che differentemente non avrebbero, anche se interessati. Alcuni magari si trovano per caso sul nostro sito o attraverso una main list e iniziano a guardare Vivere alle Canarie, così anche per divertirsi un po'. Altri raggiungono, come posso dire, la nostra pagina perché interessati alle Canarie, perché hanno ascoltato le varie testimonianze pubblicate o le testimonianze attraverso le dirette, come per esempio fino all'altro ieri la nostra
Patrizia e il nostro Bruno Battistuzzi, che erano appunto qui in vacanza, una lunga vacanza, avevano fatto parecchio, e loro hanno più volte voluto testimoniare ciò che stavano vivendo, con i vari ringraziamenti per quello che avevano trovato, per l'assistenza che avevano avuto, eccetera, eccetera. Qualcun altro nelle stesse condizioni potrebbe essere stato meno contento, però non siamo tutti uguali, ed è anche l'audience, cioè come posso dire, quello che interessa a noi una volta che lo confrontiamo con le Canarie. Alcune persone avranno un risvolto assolutamente positivo, altre avranno un risvolto assolutamente negativo, sincero, da parte dell'una e da parte dell'altra. Noi lavoriamo sulle Canarie, i nostri servizi sono alle Canarie, e per cui credo che sia assolutamente normale e scontato che non decantiamo, perché noi andiamo a toccare una serie di realtà, realtà vere, se mi consentite questo termine, e andiamo a spiegarvi effettivamente come sono. Vi ho detto più volte durante le dirette che luglio e agosto è stato a livello di clima un po' così, queste calime, questo caldo non umido, si stava benissimo, per l'amor di Dio, cioè differente dall'Italia, che si stava benissimo, non sempre. Adesso sta iniziando ad arrivare il tempo bello, incomincia a vedere il cielo turchino, incomincia a vedere i disegni delle nuvole, cose che per mesi, purtroppo quest'anno, non siamo riusciti a identificare, non riuscivi a capire dove era una nuvola, perché avevi questa calima che faceva strato. Allora, se mi rispondi mi fai una cortesia, Davide Picone, certo ti cerco Davide. Allora, Daniela Maria, Davide Picone, dove siete? Punto di domanda. Meloneras, sud di Gran Canaria. Meloneras, per cui sud-sud di Gran Canaria. Credo che sia questa la tua domanda, no? Non vedo altre domande di Davide Picone. Tieni conto, Davide, che se non ti rispondo è perché alcune volte ho i riflessi sullo schermo del telefono e non riesco, mi fermo all'ombra, faccio scorrere e tutto quello che vedo, rispondo perlomeno a tutto quello che vedo, ecco. Per cui siamo a Meloneras, Maspalomas. Maspalomas è una regione, tu metti un po' come se fosse la Lombardia, all'interno un po' di paesi, al sud di Gran Canaria, e abbiamo proprio al sud, 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 Meloneras, che è la piccola, tra virgolette, consentitemi, un po' una Monte Carlo, ecco, dove ci sono i negozi super belli, dove c'è il casinò, le spiagge belle, il deserto del Sahara, insomma, addirittura quella cosa in fondo strana, tutta quella costruzione lunghissima che da fuori potrebbe essere discutibile, in realtà, perlomeno per me, in realtà è il Baobab, uno degli alberghi più belli d'Europa. Teniate conto che all'interno ci sono i laghetti con i fenicotteri, ve lo dico sempre, ho cercato più volte di entrare durante le dirette, ma lì non ce l'ho mai fatta. Vediamo se ho da dare altre risposte, vediamo. Ricordatevi che se, allora, già che ci sei, cercane due, Stefania, ma il 14 ottobre posso partire senza problemi? Sì, se tu hai già una prenotazione, se tu hai già prenotato con qualcuno, se tu, ma anche adesso, cioè io, voi dovete scusarmi, però da dove vi nasce l'idea che non si possa? Guardate che noi abbiamo comunque pochi, ma 5-6 arrivi a settimana, non sono i 20 dell'anno scorso, è vero, per l'amor di Dio, siamo sotto la metà. E ve l'ho sempre detto, non ve l'ho mai nascosto, ma questo è un dato al limite che penalizza la nostra economia, sicuramente non il vostro sapere. Ma guardate che si può tranquillamente viaggiare, assolutamente, c'è un documento che vi ha mandato la compagnia aerea da compilare,
lo scaricate, lo portate con voi, quando tornate avete un'autocertificazione e in questo momento stanno facendo i tamponi all'aeroporto. Fino a un mese fa vi consigliavano di andare all'ASL, per cui le cose a livello di dinamiche, di fatto, questo è il RIU, a livello di dinamiche potrebbero anche cambiare, ma vi posso garantire che voi potete tranquillamente partire senza problema. Il lavoro è importante, la moglie di fare e adattarsi, ti apre molte porte, amicizie varie, vivendo qui con, ma ci vogliono anche i soldini, nel senso che se non hai la possibilità di mantenere, Luca vive qua, è venuto con sua moglie e due figli, è un po' un pazzo scatenato, amore, con amore dico questo, lui ha un suo reddito personale, lui e la moglie, modesto, però insomma gli ha permesso di venire e di attendere, però non tutti. Ho detto modesto e che gli ha permesso di attendere, anche perché i fatti di Luca Pellegatta rimangono di Luca Pellegatta, per cui sono stato sul vago. Di però era subentrato il Covid, è subentrata una serie di problematiche, ma le gambe non gli tremano. E l'amica che ci ha scritto prima di fatto potrebbe essere una persona che sta bene, per cui poter tranquillamente investire una piccola somma di denaro per una, come posso dire, un pre-trasferimento di 6 mesi, una prova dove andare a toccare un po' il terreno, male che vada, si è fatta qualche bagno in più al mare, ha preso, invece di prendere freddo, visto che sta arrivando il freddo in Italia, sei qui con un clima eccezionale, vi faccio vedere, questa è la mia divisa di sempre, polo, maniche corte, normale, come sempre tutto l'anno, dicembre compreso, perché proprio oggi una mia amica canaria mi ricordava che l'anno scorso a dicembre faceva caldo, dice se ti sei un po' stancato del caldo di quest'anno ti capisco, ma sappi che farà caldo, anche l'anno scorso ha fatto caldo, per cui Luca Barbieri, ma il 14 ottobre posso partire senza problemi? Io direi proprio di sì, non ho la sfera magica della maga, però direi assolutamente di sì. Allora vediamo se ci sono altri messaggi, se mi rispondi per cortesia Davide Picone, che credo di averti risposto, tu, assomiglia il nome, perché domenica arriva un nostro amico cliente che si chiama Pistone, per cui stavo facendo un po' di confusione, dico come il 14, domenica non è il 14, per cui anche i cognomi eccetera eccetera, deve essere nostra cura leggerli bene, stare attenti, perché pur in questo periodo un po' così, come posso dire, dalle vacche magre, però tutto sommato stiamo lavorando, cioè non si lavora sempre. Allora Enrico, hai fatto gli auguri alla Bellucci, allora il primo bacio di questa mattina è stato per lei, fa 56 anni, vi ho anche pubblicato sulla mia pagina, per chi non l'avesse vista, il post del appunto delle foto così di repertorio della Bellucci, appunto indicandovi che fa 56 anni e vi devo dire la verità che andrebbe bene 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 per me, cioè io ne ho 58, 2 anni meno li posso anche accettare, no? 20 meno ci sta, per l'amor di Dio, però per la Bellucci posso fare anche un sacrificio, cioè mi sacrifico e va bene anche 2 anni, no? Cioè più equilibrata la cosa. Allora, Luca, scusami, il periodo estivo mi può rispondere quando è? Il periodo estivo è come in Italia, però se dovessimo definire un'alta stagione alle Canarie, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, dove c'è il clima spettacolare, dove gli scandinavi sono loro che riempiono appunto le Canarie. Il clima estivo invece è da Pasqua, se tu proprio vuoi il clima estivo paragonato all'Italia, cioè se come clima estivo intendi quello, da Pasqua alla fine di novembre, primi di dicembre. Allora, Maurizio Lanzillo, perché le pensioni INPS pure ex INDAP possono defiscalizzare e pagare le tasse fino a 22.000 euro lordi? No, alt. Allora, leggiamo bene il messaggio del nostro amico. Perché le pensioni INPS pure non ex INDAP? Allora, fino a 22.000 euro non è per i pensionati. Pensionati
si avvalgono di questa legge che alle Canarie fino a 22.000 euro non ti è richiesto fare la dichiarazione dei redditi. È chiaro che se tu non mi richiedi di fare la dichiarazione dei redditi è perché io non pago tasse. Allora, fino a 22.000 euro puoi tranquillamente non fare la dichiarazione dei redditi e non paghi tasse. Chiunque esso sia tu e qualsiasi cosa tu faccia, fino a 22.000 euro non paghi tasse, non hai bisogno di fare la dichiarazione dei redditi. Per cui fino a 22.000 euro tu non paghi tasse, ma non pensionato, non perché sei... Guardate che meraviglia Villa Conde. È quella, è l'albergo con la spa, infatti la spa è qua sotto. Allora, Daniela Brozzi sta guardando, Fanut Peter, Davide Picone, 22.000 lordi, 22.000 lordi, sì esatto, certo, 22.000 lordi in Italia diventano 22.000 netti alle Canarie, fino a lì. Un euro in più sei fuori, ti viene chiesta la dichiarazione dei redditi e la pagherai in base a quello che sono i conteggi. La pensione più sfigata che io ho visto ha pagato metà dell'Italia. Questo è il range della defiscalizzazione, grosso modo. Però, ripeto, quello era il prezzo, non, cioè quello era il calcolo. Proprio la più sfigata in assoluto, è venuta a pagare la metà dell'Italia. Fino a 22.000 euro, se tu hai 19.900 in Italia, rimangono 19.900 le Canarie, perché fino a 22.000 euro, scusa, non 19.000, ma 11.999, fino a 11.999, mi chiedo scusa, io non pago tasse, ma perché non mi viene richiesta la dichiarazione dei redditi, per cui non è mirata al pensionato, per cui la legge non dice, ah, pensionato, tu fino a 22.000 euro, guarda che non paghi, no, fino a 22.000 euro nessuno ha l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi. Se non ti faccio la dichiarazione dei redditi, su che base ti pago le tasse? Vuol dire che fino a quella soglia io ti lascio stare, ti lascio vivere. Vediamo se c'è qualche domanda. Allora, Nuccia Quarto, ancora tutto vuoto. Allora, no, non è così, però non, questi sono alberghi importanti, grossi, sono aperti tra l'altro, adesso ti faccio vedere che non sono mica tanto vuoti. Questa è la zona della spa, non li vedi, la spa è chiusa, ma non li vedresti comunque. Allora, Daniela Bozzi, allora, Donato, tre persone stanno guardando, grazie Luca, Fabio, ok, messaggi, non ci sono, andiamo a curiosare, visto che appunto la nostra amica diceva tutto vuoto, no, non è tutto vuoto, siamo sotto la soglia del 50% relativamente allo stesso periodo dell'anno scorso, questo è reale. Siamo assolutamente d'accordo, ma però le persone che ovviamente sottolineano il tutto pieno o il tutto vuoto vuol dire neanche una persona, no? Cioè, a che pro? Tutti sono stati messi a dura prova. Allora, Angeli Orunesu. Allora, sì, ma fatto il tampone sicuro si rientra in Sardegna, si prende coronavirus. Non so che cosa intendi, però non lo so. Il coronavirus ce l'hai anche se stai in Sardegna, eh? Cioè, il coronavirus, teniate conto che bene o male ce l'abbiamo tutti. Tanti sono portatori sani, alcuni sono immuni, però gli altri no. Insomma, ci sono una marea di situazioni, però volete veramente convincervi che questa influenza, perché sennò sarebbero morte qui in continuazione le persone, no? Cioè, chiedetevi come mai c'è stato un boom proprio all'inizio, no? Cioè, questo virus potentissimo che doveva mietere vittime per tutto il mondo ha ucciso soltanto a Bergamo.
lì leggete un po' i giornali, vi consiglio Sole 24 Ore. Allora, per gli insegnanti in pensione. Gli insegnanti in pensione sono ex INPDAP, non defiscalizzano. Non si può, tu pagherai sempre quello che l'Italia ti ha dato, cioè che ti sei guadagnata, perché poi l'Italia non ti ha dato assolutamente niente, nel modo più assoluto. Tu guardate che colore è oggi, bellissimo il colore dell'oceano oggi, ve l'ho detto, è settembre e ottobre, sono mesi acqua spettacolare, trasparente, qui i fondali sono anche scuri, vi posso garantire che è fantastico. Poi è ottobre, con dentro, no? La tua natura te lo dice, tu o io per più di 50 anni a ottobre incominciamo a mettere il giubbino, iniziamo ad avere freddo, eccetera, eccetera. Qui è tutto diverso, cioè hai questa aria differente. Ecco, allora vediamo un attimo. Vivere alle Canarie non tratta Tenerife, no, esatto, il nostro Maurizio Lanzillo che ci aiuta. Allora, anche Gran Canaria va bene per famiglie con bambini, Alessandra Fischietti. Sì, direi che Ale, giustamente, Gran Canaria è probabilmente la più indicata, cioè quella con più servizi, là dove hai bambini o persone anziane, in realtà hai bisogno di servizi, servizi sanitari, ma un po' tutto, perché non vorrei mica chiuderti in un eremo. Allora, Luca, Los Cristianos a Tenerife per una vacanza con bimbi va bene. Allora, a me Tenerife non piace. La vacanza probabilmente ci sta, cioè non. Poi se non ti va di venire a Gran Canaria, ci sono dei posti bellissimi, Gran Canaria e Fuerteventura, probabilmente con bambini in un periodo estivo. Allora io a questo punto, se è una vacanza, se tu non hai sogni nel cassetto di trasferimenti vari, di cambiamenti di vita significativi, eccetera, eccetera, Fuerteventura, dammi retta, vai a Fuerteventura. Puoi venirci attraverso noi se ti interessa, noi lavoriamo normalmente a Fuerteventura o se no gestisciti da solo, va bene lo stesso, non c'è nessunissimo problema. Allora, non fate più le dirette da Fuerteventura. Allora, Arenaga pieno di gente, il sud più tranquillo, ma credetevi, si sta benissimo. Certo c'è meno dell'anno scorso. No, allora Arinaga è pieno alla domenica quando io faccio le dirette, perché Arinaga non è un posto turistico. Arinaga è un posto residenziale, lì vive chi va a fare il macellaio, chi fa il dentista, l'infermiera, la maestra di scuola, la casalinga, gente normale come da noi che non è turistico. A 20 km da Milano ci sono i paesi in Brianzoli dove non è turistico, ma la gente si interscambia, no? Io faccio un lavoro per te, tu fai un lavoro per te, una città va avanti. Adesso non è il caso che vi sto a spiegare come funziona una città e su che basi sia nata, sempre ammesso che io ne sia in grado. Però comunque sia, è un discorso differente, non possiamo fare un paragone con Arinaga e Sud, sono due cose completamente differenti. Assolutamente. È come fare un paragone con il nord della Sardegna e il sud della Sardegna, cioè due cose completamente differenti, però Porto Cervo e posti belli sono tutti a nord. Allora, o perlomeno quasi a nord. Pavan lo squalo, mi hai messo paura. No, Pavan, allora Silvana Pavan è una cosa e lo squalo sta guardando. Allora, vediamo se ci sono. No, vado avanti con le mie spiegazioni, per cui credo di avervi un po' risposto anche. Vedete, questa è sempre Villa Conde, fatto il giro, questa da questa parte è aperta perché sennò sarebbe tutta chiusa, vedete, con le imposte in quel modo, invece l'area davanti è tutta aperta. Per quello che riguarda, vi stavo appunto dicendo, vi parlavo delle 22.000 euro, è abbastanza semplice. Per quello che invece ci chiedeva il nostro Maurizio Lanzillo,
andando ad incrociare il dato delle 22.000 euro, perché la domanda era proprio su questo, dobbiamo capire che non è riservato a dipensionati. Molto importante questo. Vediamo, eh. Hai un contatto PVT? No. Non so neanche cos'è il PVT, spiegamelo magari, scrivimelo, magari ce l'ho, però è meglio che me lo spieghi perché io sono tecnologico fin dove mi spingo ad esserlo, oltre magari non PVT, non saprei che cosa sia. Se magari me lo scrivi per isteso, ammetto la mia ignoranza su tutte queste diciture puntate. Susanna Serradura, privato. Ciao da Macerata, ciao Gioia. Privato cosa vuol dire? Anche in questo caso non riesco. Ah, un privato, ah, intendi come posso dire, un contatto privato. Sì, certo, assolutamente. Te lo do, non c'è nessunissimo problema. Al 335 30 52 19. Scrivimi tranquillamente su WhatsApp, te lo ripeto, 335 30 52 19, se vuoi il mio, se no al 373 774 2186, se qualcuno magari lo segna, il numero di Pierangelo, se qualcuno ha capito bene il mio è cortissimo, è vecchio come me, per cui al limite metteteli per iscritto ad Alessandra, a Maurizio, eccetera, sono più familiari, per cui magari loro riescono a ricordarli e metterli giù, per cui il numero di Pierangelo lo conoscete tutti, il mio invece è il 335, facile, 335 30 52 19, proprio facile, facile, facile. Quanto costa una piccola casa in affitto? Allora mi devi dire, una piccola casa in affitto a Campo Internazionale, 700 euro spese incluse, parlo del sud di Gran Canaria, casa con piscina comunitaria ovviamente, sono piccole casette con una camera da letto, con davanti il giardino, 700 euro al mese spese incluse, con un contratto almeno di 6 mesi, perché è residenziale per avere un buon prezzo così. Se la casa in affitto la vuoi per un mese, è vacanza, la devi pagare, devi chiamare sempre Pier al 373-774, però chiaramente non è da 700 euro, cioè 700 euro è il contratto di un anno con l'obbligo di tenerla almeno 6 mesi. Se devi fare la vacanza. Perfetto, Alessandra Fischetti, sempre veloce, sempre precisa, sempre tutto. La mia Alessandra ha già scritto il numero di telefono, per cui contattami su WhatsApp quando vuoi, mandami un messaggio e dimmi cosa hai bisogno. Così se dobbiamo parlarci, ci parliamo volentieri, ti dico quando, se no leggo il messaggio, se è una cosa veloce ti rispondo. Se no, se invece c'è necessità di parlarci, ci sentiamo domani mattina, domani pomeriggio, mi dici tu quando. Buongiorno, vi seguo dalla Svizzera. Vi occupate anche di altri stati o solo l'Italia? Grazie. Noi non ci occupiamo dell'Italia, noi ci occupiamo delle Canarie. Per cui tu ci puoi chiamare dalla Thailandia, dalla Svizzera, dall'Italia, dalla Norvegia, dall'Inghilterra. Se non ci sono io che parlo soltanto italiano e spagnolo, c'è Piero per esempio che parla inglese, parla spagnolo e parla italiano. Se c'è da parlare russo, c'è la nostra amica che parla russo. È un discorso di lingua, ma non abbiamo nessun problema. Tu dalla Svizzera puoi tranquillamente contattarci e venire a fare la tua vacanza, la tua perlustrazione, tutto quello che vuoi qui normalmente, assolutamente, perché noi siamo specializzati nelle Canarie, cioè noi conosciamo le leggi, le regole, i sistemi di vita, ciò che passa sotto banco, le cose che non vedi da vacanziero,
camminando, noi ti facciamo capire cosa c'è sommerso e cosa potrebbe andare bene per noi italiani, cosa può non andare bene, che tipo di condotta magari tenere i primi tempi che viene a vivere qui, che profilo avere, di che livello, insomma. La conosciamo tutta, tanto per dirti, e ti dirò, sappiamo fare anche il nostro lavoro. Vediamo gli altri messaggi. Allora, Maria Facchinetti, andiamo. Ti contatto domani mattina o quando vuoi, non c'è nessun problema. Ma ci mancherebbe, grazie a te Alessandra, non devi tu ringraziare me, siamo noi che dobbiamo ringraziare, uno, la bella persona che sei, due, la persona colta che sei, tre, l'amica che sei, e ci aggiungiamo il quattro, per quanto ami queste terre. Allora, e nei confronti di Ale, perché tutti parliamo sempre direttamente delle persone, ma ci dobbiamo, non parliamo mai di chi ti ha educato, no? Cioè, questi genitori, Ale, secondo me, probabilmente non gliel'ho neanche mai detto, ma è stata educata. Ale è una persona affine, educata, che si sa porre e sa scegliere il momento di porsi, sa come porsi. Oggi tutti i complimenti per Ale, è il tuo compleanno Alessandra, però devo dirlo, noi lo diciamo sempre qua. Alessandra si vede che ha ricevuto un'educazione, quella che dovrebbero ricevere tutti, ma non hanno ricevuto, o se ne sono fregati, tu no. Allora, meraviglioso, dai che ci lanciamo, chissà, Maria Facchinetti, ma lanciamoci dai Maria, appunto per questo, grazie mille, ci mancherebbe, ma non so di che cosa stiamo parlando. Vediamo, vediamo i messaggi. Ti contatto domani mattina, torno un attimo indietro, grazie, mi ero perso, nei complimenti alla nostra Ale. Ok, sono tante le persone che a me sono rimaste nel cuore, Alessandra io l'ho conosciuta per la prima volta nel 2016, l'anno scorso ho conosciuto Maurizio Manzillo e la sua famiglia, perché ho conosciuto la sorella, la nipote, eccetera. Io mi ricordo di voi tutti, perché come posso dire, mi dimentico di più di voi quando venite a vivere qua, cioè per i primi mesi o per il primo anno, magari facciamo anche qualche notte insonne per voi, perché vediamo che magari state sbagliando qualcosa, per cui stiamo aspettando che arrivino i nodi al pettine, ma ci sta anche, perché sbagliare vuol dire poi rimediare, insomma, ci sono una serie di, come posso dire, di selezioni anche naturali, eccetera, eccetera. Però la maggior parte delle persone che non sono venute a risiedere qua, che sentiamo nelle dirette, ma insomma ce ne sono veramente, veramente tantissime. Questa oggi apriva la diretta il nostro Raffaele Renzato, carissimo amico, Paolo Giulietti, proprio amico vero mio. Quando andate via a noi dispiace sempre, sono partiti diverse persone durante la settimana, però che condividono con noi la passione per le Canarie, non tutte, tantissime sono qui veramente in vacanza, proprio per rilassarsi, per fare un bel periodo. E invece, tipo la nostra Patrizia e il nostro Bruno Battistuzzi, a noi è dispiaciuto quando sono andati via, non gliel'abbiamo detto, ma noi non lo diciamo a nessuno, però in realtà, allora, Maurizio Lanzillo, Alessandra, ma auguri, no, ho detto era compleanno per tutti i come posso dire, per tutti, sono 30 gradi, ve lo dico, allora, per tutti i complimenti che ricevuto, ho detto è festa, è il tuo compleanno, in realtà non è il compleanno di Alessandra, per cui non mettetevi tutti a fare gli auguri, o perlomeno fateglieli, magari non gliel'avete fatto il compleanno, glieli fate oggi. Quanto costa un bilocale in affitto? Grazie.
Non c'è la formula locale, bilocale come in Italia. Ecco, queste sono quelle cose che bisogna capire. Magari queste non si riescono neanche a capire durante la settimana. Esiste, la valutazione si dà a camera da letto, no? Una camera da letto, due camere da letto, il classico bilocale. Un attimo che devo mettere la mascherina, perché se no devo mandarlo a quel paese questo. Il classico bilocale, mi sentite? Spero che mi sentiate lo stesso. Il classico bilocale non esiste. Un bilocale in Italia è cucina, è salone, è zona angolo cottura, il bagno e la camera da letto. Con questa forma un po' più grande qua, 700 euro al mese, una casettina in un complesso con una camera da letto. È stato l'11 settembre il compleanno di Ale, quando sono crollate le Queen Towers. Allora, e siamo ancora un po' di gente, dai, la compagnia è ancora bella, accompagnatemi fino all'ingresso dell'ufficio. Notate, in spiaggia, guardate, vedete il muro? Vedete quel muro, no? Allora, in spiaggia non c'è l'obbligo della mascherina. Se tu sei al di qua del muro, c'è l'obbligo. Cioè, taratura proprio nel far rispettare i cretini, ci sono da tutte le parti, eh? Il fiatone, Enrico, no, la mascherina! No, non è fiatone, ho la mascherina! Voi non avete visto, ma da lontano il responsabile della Croce Rossa mi faceva segno che non avevo la mascherina. Sono da solo, eh? Guardate intorno a me, neanche un cane c'è. Guardate, un cane non c'è. Ma cioè, voi pensate, a parte il fatto che gli scemi sono scemi, però pensate cosa hanno inculcato nella testa della gente. Ce lo siamo inculcati anche da soli, cioè non, insomma, noi siamo bravissimi a far tutto da soli. No, no, non è fiatone, vedete, vi ho fatto vedere che sono appunto con la mascherina. Giro, che così almeno capite. Ma come si fa a sopportare la mascherina? Io non sono immerso in mezzo alla gente, per cui sostanzialmente sono quando fai tour. Ma se no, io sono in appartamento a lavorare e la mascherina non ce l'ho. Sono a fare la diretta solo se vedo lo stupido che da lontano mi fa segno che devo mettere la mascherina, se no non ce l'ho. Sono da solo per strada. Chi devo infettare? Roba da matti. Sì, no, no, ma siamo messi proprio a livelli, ma la gente è stata colpita. Io ripeto, è un po' come il concetto delle Canarie, no? Cioè, se tu vieni in Italia sei scemo, quando arrivi alle Canarie sei scemo uguale. Sei uno scemo al sole piuttosto che uno scemo alla neve, è ok, ci sta, ma sempre scemo sei. La stessa cosa è qui, no? Cioè, se sei scemo, Covid sì, Covid no, sarà stato scemo anche prima del Covid, questo qua. E così tante persone che magari si impongono di far rispettare qualcosa di... Perché tu non puoi far rispettare qualcosa che non esiste, non... Cioè, non, neanche le regole sono regolari, gioco di parole, non l'avevo ancora fatto il gioco di parole oggi, non sono regolari. Tutte queste imposizioni sono assolutamente, come posso dire, una prevaricazione della libertà. Non ci sono leggi a suggellare questo, per cui vabbè, non continuiamo su questo discorso, perché è veramente drammatico. Guardiamoci uno scorcio di mare un attimo, che arriviamo davanti ai nostri uffici,
ci guardiamo un po' di mare. Anche oggi la diretta, ragazzi, sta per finire. Abbiamo chiarito, no? Due punti. Sappiamo che possiamo chiamare il nostro Pierangelo. Oggi in diretta non avevamo il nostro Piero perché è andato a recuperare Carlotta. Però questo è quello che ci aspetta fino a Pasqua. Questo clima, i 30 gradi, questo mare che sembra il nostro, no? Piatto. E l'inverno qua è così. È il periodo migliore. Io ve l'ho anche detto durante luglio e agosto. Non vado a fare il bagno. Il bagno io vado a fare in settembre, in ottobre. È più bello. È fantastico, guardate. Gente in spiaggia, gente in acqua, bambini che giocano, quelli che non vanno a scuola. Saranno turisti perché sennò gli altri qua sono tutti a scuola, le scuole hanno aperto e tutto sta funzionando. Vediamo questi due messaggi. No, stanno guardando. Allora, Susanna Serradura, questa cosa dell'avere la mascherina ovunque in Canaria mentre ero in vacanza mi ha dato l'idea, ma da tutti brutte idee, ma proprio brutte idee, te lo posso garantire. Ma in realtà vorrei evitare questo tipo di discorso, perché tanto un discorso mio è inutile, e tanto è inutile, se non probabilmente nel tempo remunerativo, perché ha fatto le mascherine, perché metterà in commercio i vaccini, insomma non sono certo io, e in questo contesto parlare di questo tipo di problema, perché il flagello non è il coronavirus, ma sono comunque sempre comunque le mentalità delle persone. Ragazzi, un grande Ivana Bottin, ragazzi, un grande saluto a tutti. Noi ci vediamo, tolgo la mascherina per salutarci, un grande bacio. Noi ci vediamo nella diretta di sabato domani, Claudio sempre da Gran Canaria. Grazie a tutti, grazie di averci aiutato, grazie al nostro Maurizio, al nostro Alessandro, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, ciao!